Giappone si trova ad Atri. Steels of Peace, l'Everyday Life è la manifestazione promossa dalla Fondazione Aria e dalla Fondazione Tercas con il patrocinio della Regione Abruzzo. La settima edizione mette in mostra l'arte nipponica nel comune della provincia di Teramo. È una manifestazione importante, sento il dovere urgente anche di ringraziare l'assessore alla cultura che con grande impegno crede molto in questo festival con naturalmente le dovute ragioni. L'ho organizzato anche quest'anno con grande cura, seguito tutto, estrema attenzione, con diciamo, la pignoleria che lo contraddistinguono. Ringrazio anche naturalmente la Fondazione Aria e la Fondazione Tercas, anche perché quest'anno oggi riapre un luogo suggestivo chiuso ormai da 60 anni che è il cortile del Palazzo Cardinale Cicada. Nelle cisterne di Palazzo Acquaviva due modi di interpretare lo spazio, uno orientale tramite l'opera di un artista giapponese e un occidentale con le installazioni di un artista italiano che mettono in luce lo scambio culturale tra due civiltà lontanissime. Più che una mostra dichiarativa o che sbandiera, è diciamo proprio una mostra che vorrebbe portare l'osservatore, lo spettatore dentro le opere a riflettere appunto su queste caratteristiche culturali comuni. Nel Palazzo Cardinal Cicada invece la fotografia di Paolo Dell'Elce immortala sguardi sulla natura e sull'interiorità umana. È l'oggetto d'arte che riesce a creare, che riassume un mondo, è diventato un contenitore dove sono riportate le emozioni più intime e i rapporti che legano l'uomo alle espressioni d'arte. Nel museo archeologico il Giappone si racconta con le stampe contemporanee, frutto delle tecniche orientali, e vi è anche uno scorcio sull'affascinante mondo delle geisha, le iconiche artiste nipponiche. E poi una rassegna cinematografica nel cortile di Palazzo Acquaviva, 6 proiezioni di registi giapponesi celebri in tutto il mondo, da Takita a Miyazaki. L'esposizione rimarrà ad Atri fino al 6 di settembre. Tutte le mostre sono gratuite e accessibili a chiunque su prenotazione, così da poter rispettare tutte le normative riguardo l'emergenza Covid.